Yoshihiko Noda ha presentato il nuovo governo del Giappone. Tra le figure di punta scelte dal neo primo ministro nipponico c'è Koichiro Gemba, che diventa ministro degli esteri. 47 anni, da capo della diplomazia, dovrà occuparsi in particolare di gestire rapporti in passato non sempre idilliaci con Cina e Russia, ma anche con il principale alleato, gli Stati Uniti. Poltrona chiave di un paese che arranca, il Ministero delle Finanze va a Yun Azumi, 49 anni. A lui spetterà il compito di ridare slancio a un'economia in crisi, con un debito alle stelle e costi per il welfare sempre più onerosi. Il Giappone cerca di rinascere dalle macerie lasciate dallo tsunami dell'11 marzo e dall'incidente alla centrale di Fukushima, ancora da chiudere. Il nuovo esecutivo, composto quasi interamente da personalità appartenenti al Partito Democratico del Giappone, eredita dal premier dimissionario Naoto Kan una situazione precaria e un paese dove la popolazione appare sempre più critica e scettica nei confronti del potere politico.